preoccupato dalla crisi di governo e dell'impatto che può avere sul Mezzogiorno in particolare? Ma io credo che tutti gli italiani sono preoccupati dal fatto di un governo che ha rallentato profondamente la sua azione e che non riesce a dare, come vorremmo, quelle risposte adeguate in termini di rapidità. Faccio un esempio per tutti: il Recovery Fund, che si attendevano le decisioni finali del governo tra fine ottobre e primi di novembre, siamo arrivati a metà gennaio e ancora non abbiamo risposta alle tante istanze soprattutto dei territori, dei cittadini e delle amministrazioni comunali. Sono preoccupato di un governo che non riesce a trovare un punto d'incontro con le regioni per consentire ai nostri studenti di garantire il diritto all'istruzione. Sono preoccupato del fatto di una politica che pensa o a fare propaganda, come sulla legge speciale per Napoli, perché stanno evidentemente preparandosi una campagna elettorale dopo non aver fatto nulla nei confronti della nostra città, e sono preoccupato del fatto che l'interesse principale sembra essere esclusivamente quello di un riposizionamento dei punti di forza all'interno del governo, e quindi si allontana sempre di più l'azione quotidiana nell'interesse del nostro Paese.